Il Vangelo della terza domenica di Quaresima si apre con un'immagine abbastanza strana, abbastanza originale. Gesù entra nel cortile del Tempio, entra in questo recinto sacro e rimane profondamente deluso, a disagio nel vedere i mercanti del Tempio, nel vedere le bancarelle, i commerci, le merci, nel vedere che all'interno del luogo di preghiera si commercia. E così compie un gesto che è assolutamente nuovo all'interno del Vangelo, un gesto inaspettato che nessuno di noi potrebbe calcolare pensando a Gesù così come ciascuno di noi se lo aspetta. Capovolge le bancarelle, butta fuori dal tempio i mercanti con tutte le merci. È una provocazione profonda che Gesù compie. Vuole quasi estirpare dal cuore stesso del rapporto con Dio un'anima commerciale. Il problema non sono gli oggetti o le bancarelle o i mercanti in sé. Il problema è una mentalità sbagliata. E pensare che con Dio si vende e si compra, che con Dio in qualche maniera noi possiamo usare un'ottica commerciale. Mentre Gesù ci insegna qualcosa di assolutamente nuovo. Dio ci ama di amore gratis, di amore gratuito. Con Dio non si possono avere tornaconti, non si possono avere scambi. Io ti do una preghiera e tu mi dai una grazia, ti do una colomba e tu mi dai un beneficio. Tocca così una tentazione profonda nel cuore dell'uomo di tutti i tempi. Quella di pensare che il nostro rapporto con Dio è un rapporto di scambio. Io faccio delle opere buone, così tu allora sei dalla mia parte, così che tu mi dai dei benefici. Non scelgo il bene in quanto ho capito quanto questo bene fa bene alla mia vita, quanto mi renda felice, ma lo faccio per imbonirmi la divinità, per comprarmela in qualche maniera. Allora Gesù lancia una provocazione ai farisei, ai dottori del Tempio, forse anche ai suoi discepoli, a noi anche, e dice qualcosa di assolutamente assurdo: distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo ricostruirò. Quasi a dire distruggete la mentalità di questo tempio e io ne costruirò qualcuna di nuova. Ovviamente si riferiva innanzitutto alla sua risurrezione, al fatto che sarebbe rimasto 3 giorni nel sepolcro e poi sarebbe risorto. Ma vedete, la risurrezione non è soltanto un fatto della fine dei tempi, della nostra vita, della fine della storia. Gli effetti della risurrezione li viviamo dentro la nostra esistenza già adesso, e uno degli effetti più belli della risurrezione è imparare lo stesso amore di Dio, un amore gratis, un amore gratuito, un amore senza nessun interesse. In questa maniera troveremo delle madri che sono disposte ad amare i figli anche se non gli diranno grazie, delle persone che impareranno a fare bene il loro lavoro anche se nessuno gli dirà che sono stati bravi, delle persone che sceglieranno all'interno della propria vita di vivere anche senza nessun applauso, senza che nessun riflettore si giri su di loro, perché hanno compreso che nella vita certe cose vanno scelte al di là del tornaconto, hanno imparato una vita gratis. E chi è che si può permettere una vita gratis? Soltanto uno che è padrone della propria vita, una persona libera, che non ha bisogno di vivere seguendo l'audience o gli applausi o la mentalità del mondo. Ma c'è nella parte finale del Vangelo qualcosa che mi ha colpito e mi colpisce ogni volta che la leggo. Egli conosce ciò che c'è nell'uomo. Io penso che tutti noi abbiamo provato la vertigine di guardarci dentro e di non saper dare un nome a quel bisogno che ci portiamo dentro, a quel bisogno di darci un nome veramente, di capire chi siamo, da dove veniamo, dove stiamo andando. Ogni volta che scendiamo dentro questo uomo interiore troviamo questo baratro, questa vertigine, questo buio, questa confusione, questo vuoto potremmo anche dire. È un bisogno di felicità, ma è una felicità anonima che non riusciamo a decifrare fino in fondo. Il Vangelo dice che Gesù conosce quella vertigine, anzi conosce il nome di quella vertigine, e se c'è un motivo per cui noi andiamo dietro a Cristo è proprio perché conosce il nome di quella vertigine che ciascuno di noi si porta nel cuore. Conosce il nome di quello che ci portiamo nel cuore e andiamo dietro di Lui perché ci insegna questo nome, perché ci insegna a dare un nome esattamente a quello che ci manca, a quello che ci spaventa e in qualche maniera a ciò che ci compie. Gesù è l'unico che conosce veramente il nostro nome, è l'unico che compie la nostra vita.